Hey, bentornati nella playlist sulle differenze finite. In questo video in particolare andremo a vedere la formula all'indietro e nel video successivo poi la implementeremo via codice. Ma prima di procedere volevo condividere questa cosa con voi, magari un po' personale. Non trovate che sia molto affascinante, molto piacevole mettersi a sedere al computer o magari davanti a un libro di matematica e affrontare questi studi e questi pensieri così matematici la notte, nel momento in cui è buio, nel momento in cui tutti stanno dormendo e voi siete ancora alzati lì che sotto la vostra lampada state smanettando a qualche formula o qualche riga di codice? Per me è molto affascinante, molto piacevole, ma fatemi sapere se anche per voi è lo stesso nei commenti qua sotto. Sopra i commenti, sotto il video, trovate la descrizione con un sacco di link e informazioni utili, perciò consultatela, ma senza esitare ulteriormente andiamo a vedere la teoria e la formula per il metodo delle differenze finite all'indietro. Ecco qua la formula. Questa è semplicemente la scrittura secondo la formula di Taylor, corresto secondo Peano, no, corresto secondo Lagrange, eccolo qua il resto, di una funzione f generica derivabile perlomeno due volte, eccetera. Adesso non ci fermiamo troppo sulla teoria. Con questa formula, che si ottiene in maniera diretta proprio da quelle che trovate sui libri, per capire perché questa formula si scrive così, poi vedete anche i miei video sulla formula di Taylor, sempre nel canale Tutor Island. Da questa io passo alla differenza finita all'indietro. Come faccio? Beh, molto semplice, basta che porto questo termine a sinistra, questo termine a sinistra e cambio di segno. Quindi mi verrà che cosa? Cambiando di segno, questo è meno, quando cambio di segno diventano più, perciò diventa f di x con 0 meno, perché ho cambiato segno, f x con 0 meno h, poi questo va di qua, meno un mezzo f secondo calcolato in eta per h quadro uguale, ho cambiato di segno quindi questo adesso è positivo, f primo di x con 0. Attenzione, adesso qui c'è h, ma se io divido tutto per h mi viene un h qui, questo quadrato se ne va e quest'h qua se ne va. Quindi quello che mi rimane alla fine è che la derivata prima calcolata nel punto x con 0 è uguale alla funzione calcolata nello stesso punto meno la funzione calcolata al punto precedente. Ricordiamoci che stiamo parlando di intervalli discreti, quindi x con 0 meno l'incremento mi porta a x meno 1, diciamo, al punto precedente della mia griglia di discretizzazione, meno mezzo f secondo di eta per h. Eta è un punto intermedio all'intervallo x con 0 meno h x con 0. Lo scrivo qua di nuovo, l'abbiamo già visto in un video precedente, ma non mi interessa, è intermedio qua dentro, sta da qualche parte, vedi teorema di Lagrange se qualcuno avesse dei dubbi. Ma non mi interessa perché comunque questo io lo considero come errore. Dico che quando h lo scelgo abbastanza piccolo, l'errore è abbastanza piccolo perché moltiplica appunto un valore piccolo. Perciò io chiamo questa cosa qua, facciamola con un altro colore, questa cosa qua la chiamo differenza finita all'indietro della funzione f e la utilizzo per il calcolo della derivata numerica nel punto x con 0, in un punto qualsiasi del dominio della funzione f. Appunto, questa io l'ho lasciata qua già dall'inizio ed è questa la formula che andremo ad implementare nel prossimo video, dove scriveremo il codice MATLAB e Octave affinché potremo calcolare la derivata numerica. Grazie per aver seguito questo video, vi lascio come al solito i miei recapiti fondamentali.
Facebook, Tutor Island FB, YouTube Tutor Island, Twitter Tutor-Island. Se poi volete contattarmi per delle lezioni private, scrivete a contact.tutorisland@gmail.com e sarò lieto di venirvi in aiuto con i miei 10 e oltre anni di esperienza nel supporto agli studenti in queste materie scientifiche, ingegneristiche e di matematica applicata. Grazie e buone esplorazioni numeriche.